Miramonte, spallone morbido dentro l'area di rigore. È la parata di Rosati all'undicesimo minuto sul tentativo di Colacone. Pallone in area di rigore, il colpo di testa da allontanare è da parte di Vives. E poi Rosati ancora chiamato ad una parata non facile. Riparte l'Ancona, Miramontes subito ad innescare Colacone, posizione regolare, Colacone prova a saltare il portiere, Colacone dall'altra parte c'è Mastro Nunzio, occasione d'oro per Roberto Colacone. Savagno, cross, dentro il tocco di Colacone, anzi di Mastro Nunzio, e palla di poco alta sulla porta di Rosati. Va Giacomazzi, pallone in area di rigore, Fabiano, la parata di Da Costa, poi Munari, ancora Fabiano, fuori gioco, Lecce in vantaggio, ma non vale, 45esimo minuto. Corvi ha subito lanciato in area di rigore, destro, e palla deviata in calcio d'angolo da Da Costa, pronti via. Palla a cercare invece ancora Corvia, un pochettino arretrato questo pallone, ci arriva Corvia, dentro il cross e un tiro cross, colpisce l'incrocio dei pali e poi c'è il gol del Lecce con Mesba al 15esimo minuto, Lecce in vantaggio dopo il clamoroso palo colpito da Corvia. A sinistra ancora Mesba, vince il rimpallo, ancora l'algerino, può affondare sulla corsia di sinistra, il cross dentro, c'è Corvia, il palo ancora, defendi, succede di tutto nell'area di rigore di Da Costa. Schiattarella ancora dentro l'area, Schiattarella, ecco il cross e il colpo di testa di Miramontes, 1-1 Miramontes al 28esimo minuto. Palla dentro per Mastro Nunzio, ancora Mastro Nunzio, la porta è vuota, Mastro Nunzio, palla ribattuta, che occasione per l'Ancona, sempre la squadra biancorossa con il cross di Mustacchio, dentro a cercare Mastro Nunzio, anticipato. Un'emozione davvero improvvisa in questo finale, ma dall'altra parte riparte il Lecce con Defendi. Palla dentro per Marilungo! Incredibile! È successo di tutto in quest'ultimo minuto al Del Conero.